Salve popolo di YouTube, bentornati su Shion, io sono Gio82 e questo è il nostro amico Echo the Dolphin. È finito il 2014, anno in cui ho fatto un solo video, almeno un video della nostra, insomma, diciamo serie regolare, insomma, parlando di videogiochi. E beh sì, malgrado questa scarsa attività, non mi dispiaceva fare il solito, almeno quello che ho fatto anche altri anni, un sunto dei giochi che usciti in questo anno, nel 2014, che ho giocato e che ho apprezzato di più. Ovviamente non sono riuscito a giocare a tutto quello che avrei voluto, almeno non tutti quei titoli usciti nel 2014 che avrei voluto provare, e sono veramente tanti, ve lo assicuro. Purtroppo non sono tutti, quindi è una lista un pochettino risicata, diciamo, probabilmente ci saranno un po' di lacune, però in effetti devo dire, insomma, questa comunque è una mia lista molto personale e sono praticamente tutti i giochi che più mi hanno colpito. Probabilmente non smetterò comunque di fare video, tranquilli, tornerò a fare video un pochettino, speriamo con un pochettino di più frequenza, ma comunque ho intenzione comunque di continuare, ho già diverse idee, ho già diverse cose, quindi state comunque tranquilli, se almeno i pochi che hanno voglia di seguirmi stiano tranquilli. Va benissimo, iniziamo questa lista che oggi farò così un po' a braccio, nel senso, siccome ho già provato la formula instant con l'ultimo video, proverò anche questa volta a fare una formula un po' così improvvisata, nel senso che non leggerò un testo scritto da me, ma semplicemente leggerò ovviamente la mia lista e farò un commento così a braccio sui giochi che mi vengono in mente. Insomma, il primo gioco che mi ha colpito molto quest'anno e che mi piacerebbe segnalare, insomma, ricordare, è Broken Age. Broken Age, appunto, di Double Fine, di Tim Schafer e via dicendo. Allora, è un gioco molto discusso, è stato un gioco molto discusso per quest'anno, perché appunto si tratta del famoso gioco del Kickstarter di Tim Schafer, che ha un po' deluso, a molti è piaciuto, a molti altri invece è deluso. Sono deluso soprattutto per il fatto che sia spaccato in due. Nel senso che quest'anno, nel 2014, è uscita solamente la prima parte e ci metteranno un anno, se non di più, a far uscire la seconda, infatti che uscirà adesso, fra qualche mese, adesso non so di preciso quando, insomma. Quindi allora il mio giudizio su questo gioco è comunque un giudizio parziale, perché in effetti si basa solamente sulla prima parte. È comunque una prima parte che a me ha colpito molto. Feci una video recensione per il canale di Adventus Planet, che vi invito ad andare a vedere, dove appunto c'è il mio giudizio su questo gioco, che è rimasto comunque invariato. Si tratta comunque di un'avventura grafica davvero davvero molto bella dal punto di vista grafico, dal punto di vista artistico, dal punto di vista della trama, e un po' carente da quello che riguarda gli enigmi e quindi la difficoltà. Come poi dissi anche nella vecchia video recensione, il problema di avere degli enigmi così facili è anche quello di non far, come posso dire, di non ambientare bene il giocatore nell'ambientazione, di non immergere bene il giocatore nell'ambientazione e nella storia. Insomma, il fatto di avere questa storia che scorre così velocemente, di non far mai bloccare il giocatore in una determinata locazione, ma farlo andare avanti, insomma, non fa bene assimilare al giocatore le allocazioni. A parte questo, però, devo dire che il prodotto è di assoluta qualità ed è veramente non banale, soprattutto nella sua narrazione, nel come viene narrato e anche appunto da come temi e via dicendo. Quindi mi sembra una bellissima favola che potrebbe avere una bellissima conclusione. Adesso vedremo un po' come sarà, però questo è sicuramente uno dei giochi che più mi hanno colpito nel 2014. Il prossimo gioco è Valiant Hearts The Great War. Gioco di Ubisoft Montpellier. Si tratta di un puzzle platform, anzi scusatemi, di un adventure platform, anzi potremmo anche dire avventura grafica in un certo senso, perché alla fine di platform non c'è praticamente nulla, ambientato durante la Prima Guerra Mondiale, essendo l'anniversario, insomma, il centenario, insomma, il 2014 essendo il centenario della Prima Guerra Mondiale, era importante far uscire un gioco del genere. Ed è un gioco veramente molto molto ben fatto. Perché a parte artisticamente, cioè dal punto di vista grafico, è un gioco completamente 2D, anzi quasi 2D, comunque disegnato a mano, con questo stile molto francese, non a caso un gioco francese in tutto per tutto, e quindi molto europeo nel suo aspetto così, diciamo, artistico. E è un gioco dal singolare equilibrio, perché riesce a essere un gioco didattico e didascalico senza esagerare. Ci propone una storia molto toccante, vista da varie, una storia corale vista da tanti punti di vista, da tanti personaggi,
che è comunque una storia abbastanza semplice nel suo svolgimento, ma non mai eccessivamente banale. Insomma, non c'è la ricerca di una lacrima facile, e quindi è un gioco che si mantiene su un certo equilibrio. Si tratta di un adventure molto facile da portare a termine, quindi non è una grossa sfida, è anche abbastanza breve, però riesce comunque a dare perfettamente l'idea, io non sono mai stato dentro una guerra, però insomma riesce benissimo a veicolare il messaggio che vorrebbe, cioè quindi incalare il giocatore in questa sorta di atmosfera così degradata e degradante che deriva appunto da un conflitto mondiale come questo, e lo fa sempre con una certa delicatezza, senza essere troppo crudo o troppo facilone, ecco. E secondo me è un gioco che andrebbe proprio provato e distribuito, giocato nelle scuole. Davvero, è uno dei titoli che più mi hanno colpito di quest'anno. Prossimo gioco, T-Cross-K o TXK, come vogliamo chiamarlo, di Lamasoft, uscito esclusivamente per PS Vita, che esclusivamente mi sono comprato una PS Vita quest'anno, è uscito per PS Vita, è praticamente il seguito, se non il clone, insomma, ora non saprei come chiamarlo, di Tempest, sempre del nostro amico Jeff Minter, che appunto è anche il game designer di questo. Non c'è molto da dire, se non che si tratta di Tempest all'ennesima potenza, senza particolari aggiunte, se non una colonna sonora veramente stupenda, veramente fantastica, e insomma è un mostro sacro del videogioco che si ripropone, anche se si ripropone uguale da 20 anni a questa parte, rimane comunque un mostro sacro, insomma uno dei giochi che nella sua essenza arcade riesce a, insomma, a emozionare e a trascinare dentro questi tunnel fatti di luci, di neon, di spari, di tutto il resto, che ricordano molto l'arcade puro degli anni 80. È un gioco molto viscerale che sinceramente, insomma, consiglio parecchi. Se avete una PS Vita, sicuramente un titolo sicuramente consigliato. Se non avete la PS Vita, prima o poi provatelo, perché insomma, se siete fan di Tempest, se siete fan dei videogiochi in generale, ma soprattutto dei videogiochi arcade, questo è uno di quei titoli imperdibili, perché insomma, quando arriva un Tempest bisogna assolutamente giocare. Prossimo titolo, Gabriel Knight, Le colpe dei padri, 20° anniversario, quello che è, insomma il remake di Gabriel Knight ad opera di Phoenix Studios e di Jane Jensen, l'originale autrice di Gabriel Knight. Allora, un po' da discutere questa cosa, perché in effetti si tratta di una sorta di remake, cioè sì, più che un remake è quasi una riedizione, nel senso che è stato comunque rifatto tutto il gioco da capo, è stato rifatto tutto il primo Gabriel Knight da capo con un engine 3D, Unity, tra virgolette Unity, e quindi bene o male si tratta comunque di una riproposizione di un vecchio gioco, di un vecchio capolavoro, quindi insomma diciamo che giochiamo facile da questo punto di vista, però comunque il lavoro che è stato svolto per fare questo remake, questa nuova edizione, è comunque un lavoro molto curato. Sono state comunque fatte delle modifiche, ma modifiche che non hanno alterato più di tanto la struttura e soprattutto lo spirito del gioco originale. Il primo Gabriel Knight è un gioco stupendo, mi piacerebbe tantissimo che tutti i videogiocatori, tutti gli appassionati di avventure, ma non solo, lo provino, se non fa parte del vostro bagaglio è un titolo che va sicuramente recuperato, perché rimane una delle avventure grafiche più belle di sempre. E questa riedizione è un'ottima occasione per recuperare il gioco su sistemi moderni, uscirà anche per iPad, insomma per smartphone e dispositivi Android e iOS, e quindi questa è un'ottima occasione per tornare a questo gioco, per scoprirlo, riscoprirlo e goderselo fino alla fine. Gabriel Knight, per chi non lo sa, è un'avventura grafica, punta e clicca, si tratta di una sorta di thriller a sfondo horror, ambientato a New Orleans, con il protagonista appunto Gabriel Knight, che poi diventerà il protagonista anche di altri due giochi, quindi di una serie molto, molto bella e molto famosa. E questo è un remake del primo capitolo ed è davvero uno dei giochi più validi sempre della serie,
E niente, io lo consiglio anche perché hanno, come dicevo appunto prima, ci sono state delle modifiche, ma modifiche comunque positive, nel senso che la nuova grafica, sebbene in un certo senso inferiore a quella originale, a quella chiamiamola in pixel art, come si dice adesso, dell'originale, perde un po'. Però il lavoro fatto per ricostruire i vari scenari, per semplificare soprattutto l'interfaccia, che nell'originale era molto difficile da padroneggiare, per un attimo incanalare, comunque rendere un pochettino più facile il proseguio della storia, perché il primo Gabriel Knight era molto dispersivo, con le sue varie locazioni accessibili tutte fin da subito. Quindi c'è stato fatto un lavoro per semplificare appunto l'esplorazione, quindi rendere il gioco un pochettino più facile per chi non fosse abituato a questo genere di giochi. Sono comunque tutte modifiche che non alterano lo spirito originale, ma anzi lo esaltano in un certo senso. Quindi è uno dei giochi che più mi è piaciuto, anche perché insomma si parla di Gabriel Knight, quindi quando si parla di Gabriel Knight per me va bene tutto. Prossimo titolo, Knights and Sea, gioco uno dei più recenti a cui ho giocato, perché beh, è uscito in realtà quasi cos'è, a marzo scorso, a marzo del 2014, non ricordo male, però io l'ho giocato proprio qualche settimana fa. Knights and Sea è un gioco veramente fantastico, uno di quei giochi artistici nel vero senso della parola. Si tratta del solito, insomma, in un certo senso solito, insomma, di un gioco in soggettiva, di una sorta di avventura in soggettiva ambientata in questo posto surreale, del quale poi non racconto nulla perché è un gioco che va assolutamente vissuto, ed è veramente un'opera che tocca, come dire, secondo me tocca le corde più primordiali dell'animo, perché praticamente la protagonista di questo gioco, di cui non vediamo mai il volto perché è un gioco in soggettiva, e quindi noi siamo completamente dentro questa protagonista. La protagonista si perde in una sorta di, non saprei neanche come chiamarlo, di luogo completamente surreale. Un luogo fatto da figure geometriche in bianco e nero o da altre, insomma, altre costruzioni, insomma, difficile da descrivere così a parole. Però insomma in questi posti è appunto onirico, ed è il gioco è praticamente una sorta di viaggio dentro questo posto stranissimo, governato da regole tutte sue. E si tratta, detta così, sembra un gioco non tanto originale. In realtà, se ci provate a giocarci, potrete provare insomma delle sensazioni molto viscerali. Ed è strano perché è una cosa. Quando ho giocato a questo gioco per la prima volta ho avuto una strana sensazione, mi sembrava addirittura di essere già stato in quei luoghi lì, in quei luoghi in cui si vedono, in cui ci si muove all'inizio. Mi sembrava, ho come avuto un déjà vu, e la cosa mi ha veramente molto colpito. E sicuramente di questo filone di giochi artistici e surreali, è sicuramente uno dei giochi, nel senso sì, è sicuramente uno dei più belli e dei più toccanti. E quindi un altro gioco che consiglio veramente a tutti, e che è uno di quelli che mi ha colpito più in assoluto, proprio non solo di quest'anno, ma direi quasi, oserei dire quasi in generale. Titolo successivo, Ether One di White Paper Game. Questa è un'altra avventura in soggettiva, un altro gioco indipendente, del quale si è parlato un po' poco quest'anno, perché evidentemente, insomma, quest'anno sono uscite veramente tantissime cose nel mercato indipendente, quindi è difficile anche orientarsi. Però Ether One mi aveva subito colpito, sia fin dai primi screen che ho visto. Ho provato a giocarci, sono uscito a recuperarlo e a giocarci, e si tratta di un gioco veramente molto, anche qui, toccante. So che sto ripetendo molto questo aggettivo, però è una delle cose che negli ultimi tempi mi colpiscono di più dei videogiochi. Cioè, quando il videogioco riesce a toccare certe corde, insomma, è un gioco che secondo me colpisce nel segno. Ether One è un gioco che colpisce nel segno. Si tratta anche questo di un'avventura in soggettiva. Si interpreta il ruolo di questa sorta di restorer, viene chiamato nel gioco, cioè non un ristoratore, ma un riparatore, diciamo. Praticamente è questa sorta di figura che tramite un macchinario entra nei ricordi di una persona per curare la malattia di cui è afflitta, che è la demenza.
Quindi praticamente è una sorta di gioco di fantascienza dove praticamente si viaggia all'interno dei ricordi di questa persona, di questa vecchia signora, tentando di ricostruirli e quindi di trovare principalmente degli oggetti e ricostruire alcune memorie separate. La cosa molto bella di questo gioco, tra l'altro, è l'ambientazione, che a suo modo molto lirica, e tutto quello che poi succederà, lo svolgimento della trama, che è tutto tranne che banale. E anche questo, come posso dire, questa delicatezza appunto nel trattare i ricordi. E poi un'altra cosa che mi è piaciuta è proprio anche la struttura, perché questo gioco si tratta praticamente, può essere giocato in due modi. Nel modo più superficiale e turistico, dove praticamente si gira e si recuperano semplicemente dei fiocchi che permettono poi alla trama di andare avanti, oppure ci sono una serie di enigmi opzionali, veramente molto difficili, enigmi sullo stile di Myst, tanto per intenderci, quindi molto, molto abbastanza difficili anche da fare, che però sono opzionali, quindi possono essere sia risolti ma sia anche lasciati, non sono necessari per vedere la trama, sono ovviamente necessari per finire il gioco al 100%, ovviamente. E quindi mi è piaciuto molto anche questo duplice approccio, che dà sia la possibilità di giocarsi il gioco nella maniera più come è di moda adesso, quindi godendosi semplicemente la storia senza nessuna sfida, ma anche la possibilità di sfidare appunto il proprio ingegno con diversi enigmi anche parecchio impegnativi. È un gioco che consiglio a tutti gli avventurieri che insomma sono presi da queste cose, perché davvero è un'avventura, a questo punto posso proprio dire, si tratta proprio di una vera e propria avventura grafica tra le più interessanti di quest'anno. Il prossimo gioco è Lufthousers di Vlam Beer Studios. Ok, questo è un altro gioco di matrice arcade che io personalmente ho giocato su PS Vita, però è disponibile anche su PC e Mac e anche PlayStation 3. E si tratta di un gioco profondamente arcade, molto curato e davvero terribile, perché riesce a creare una dipendenza veramente quasi pericolosa. Ricordo che molte volte parto per. Quando inizio a giocarci dico dai, faccio 5 minuti, poi in realtà poi ci rimangono tipo un'ora nel tentativo di accumulare più punti possibile. Ed è un gioco strettamente arcade. Ho scritto una recensione abbastanza dettagliata sul mio blog, che adesso vi linkerò da qualche parte se volete leggerla. Però insomma vi basta pensare che si tratta di una sorta di sparatutto 2D, impostato come un endurance, cioè praticamente bisogna durare il più possibile dentro questo scenario, uno scenario molto semplice composto da un mare e delle nuvole e da una serie di nemici che attaccano il nostro aereo, nemici che poi man mano insomma si moltiplicano e insomma aumentano ovviamente di difficoltà e di tenacia. È un gioco veramente molto accattivante, che tiene incollati proprio allo schermo, al pad, insomma quello che è. Un gioco veramente studiato molto bene, perché proprio con pochi elementi studiati e distribuiti saggiamente si riesce a ottenere una formula veramente vincente, anche perché una delle cose belle è appunto l'aereo che si usa può essere modulato, cioè nel senso ha queste tre componenti che possono essere cambiate, abbiamo un repertorio di diverse componenti, quindi le armi, il motore o il corpo dell'aereo possono essere cambiati e combinati per avere diverse aerei dalle diverse prestazioni. È un gioco veramente infinito nella sua longevità, pressoché infinita, perché appunto non si può fare a meno di star lì a giocare partita su partita nel tentativo di compiere tutte le missioni oppure di collezionare, di ottenere il punteggio più alto, ed è davvero uno dei titoli, secondo me, da questo punto di vista arcade più significativi di quest'anno, no? di quelli che sono usciti e che ho provato. Penultimo titolo della lista è The Wolf Among Us dei Telltale Games. Questo è abbastanza conosciuto, si tratta di uno dei due giochi della Telltale usciti quest'anno. Adesso non conto Borderlands e Game of Thrones, perché quest'anno nel 2014 sono usciti solamente i primi episodi, mentre The Walking Dead 2 e The Wolf Among Us sono usciti praticamente per intero quasi tutti nel 2014, quindi li considero giochi del 2014.
Dei due ho preferito The Wolf Among Us, che secondo me è un gioco molto particolare. È stato l'esperimento per l'occasione di Telltale di sperimentare la formula di The Walking Dead al di fuori di The Walking Dead, e secondo me è riuscito, almeno non, magari non al 100%, però insomma è un gioco veramente molto interessante ed è molto, molto coinvolgente, soprattutto dal punto di vista della trama, che ha veramente un setting bellissimo, che è quello, il setting è quello di Fables, del fumetto Fables, che insomma consiglio anche di recuperare e di leggere, perché insomma è un fumetto veramente molto bello. E quindi il setting iniziale, il setting narrativo, è veramente molto interessante. La serie di per sé ha un po' di alti e bassi, soprattutto nella parte centrale, dal secondo al terzo episodio sono un po' fiacchi da un certo punto di vista, però è comunque una sceneggiatura che riesce a mantenere vivo l'interesse fino alla fine, e insomma ed è ricca di personaggi veramente molto, molto amabili, tra i quali appunto il protagonista Bigby, che insomma è sul quale è stato fatto un lavoro molto bello, sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista anche di scrittura. Una menzione sicuramente, una menzione di onore va sicuramente dal punto di vista grafico e artistico, perché in effetti questo gioco ha una grafica veramente stupenda, da come sono stati resi i personaggi, dalle loro animazioni e soprattutto dall'uso dei colori. È veramente molto bello da questo punto di vista, e secondo me non ci sono critiche possibili da fare, mentre qualche critica si può fare, come dicevo prima, anche dal punto di vista della sceneggiatura. Però nel complesso secondo me è una serie molto riuscita, che riesce comunque a ottenere il suo risultato. Ovviamente stiano lontani quelli che vogliono le avventure con gli enigmi, perché qui gli enigmi non ce ne sono, e si tratta di una vera e propria serie TV, interattiva. Ultimo gioco della lista è The Last Door, The Game Kitchen. Qui si tratta di un'altra avventura grafica. Io sono molto fissato con le avventure grafiche, come sapete, e si tratta di un gioco episodico che comunque è iniziato a uscire, mi sembra, già nel 2013 e si è concluso nel 2014, quindi anche qui lo considero uscito completamente in quest'anno. Si tratta di un'avventura grafica dalla grafica appunto molto particolare, perché si tratta di una grafica chiamiamola appunto pixel art, comunque molto molto sgranata, non saprei come dire, insomma una grafica che vorrebbe richiamare un certo tipo di grafica vecchio stile, ma in realtà è ancora più brutto da un certo punto di vista. In realtà nonostante questo eccesso di pixel, no, di pixel grossissimi, The Last Door presenta una grafica molto più dettagliata di quanto non sembri. Ma la cosa che colpisce comunque molto di più è appunto l'atmosfera, la storia e l'atmosfera. Davvero non solo storia e l'atmosfera, ma soprattutto la narrazione, quindi come la storia viene narrata al giocatore. The Last Door si ispira in tutto e per tutto all'opera Omnia, comunque a tutte le opere di Edgar Allan Poe. Molti parlano di Lovecraft, in realtà secondo me il modello principale è Poe più che Lovecraft, anche se compare un po' anche Lovecraft, però il modello principale è quello di Edgar Allan Poe. Ed racconta praticamente una sorta di viaggio verso la pazzia, in un certo senso. Non vi racconto assolutamente nulla di questo gioco della trama, perché è bellissimo giocarlo e scoprirlo quando si è lì. Comunque vi basti sapere che si tratta di un'avventura appunto horror, che appunto la matrice è appunto quella di cui vi ho spiegato. E si tratta di un gioco veramente molto agghiacciante, insomma ci sono delle situazioni veramente molto spaventose nonostante la grafica molto povera e pixellosa, ed è proprio questa secondo me la potenza di questo gioco, cioè che di quella di riuscire a narrare, a esprimersi in un certo senso, a narrare una bella storia, a coinvolgere usando appunto una grafica molto povera, una grafica molto essenziale, che grafica molto povera, essenziale, ma sorprendentemente curata. È veramente una delle avventure grafiche più interessanti di quest'anno, è una di quelle che sicuramente degli ultimi anni, insomma anche una delle più interessanti degli ultimi anni. Adesso non è finita in realtà, purtroppo, perché sono 4 episodi ed è prevista una seconda stagione, però insomma sono molto curioso di vedere come poi proseguirà la storia, come proseguirà insomma l'andamento di questo gioco. Bene, questa era la mia selezione dei giochi 2014, sono un po' pochini come avete visto, non ci sono grandi nomi, ma non perché
non ci sono grandi nomi, non ci sono titoli AAA, non perché io schifi i AAA, ma semplicemente perché non, ne ho giocati pochi, ne ho giocati talmente così pochi che non potevo metterne nessuno, insomma, in questa selezione. E poi comunque mi piace anche dare un po' un punto di vista anche su cose un po' meno conosciute, ecco, un po' meno squillate. Tanto bene o male dei giochi famosi, insomma quelli grossi, se ne parla tanto d'altrove, perché noi non possiamo un po' concentrarci anche sulle cose un pochettino meno conosciute. In ogni caso, io spero che questo video vi sia piaciuto. Io vi do gli auguri per un... Io e ecco, vi diamo gli auguri per un bellissimo nuovo anno, per un bellissimo 2015 pieno di tante belle esperienze in generale e anche belle esperienze videoludiche. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video, che non dovrebbe tardare troppo ad arrivare. State in campana!